Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo la Lega, dai. Appunto, dovreste fermare l'immigrazione. Dicevate padroni a casa per nostra. Per fortuna che esistiamo. Aiutiamoli a casa loro, dicevate, o no? Per fortuna che esistiamo. Ma siamo incazzati promesso. Anche noi, siamo molto incazzati per questo. Basta riconoscere che avete cannato finora. Non è che uno ha la bacchetta magica e non è che potete speculare su queste robe qua. Con l'Europa che fa finta di niente in questo momento. Non mi pare, visto che domani la von der Leyen va a Lampedusa. E secondo te la von der Leyen... La Germania ha riaperto. Belli capelli, secondo te va a Lampedusa... Belli capelli, io la chiamo. Ma chi? La von der Leyen, sempre incotonata. Ormai non abbiamo più il controllo del territorio. Non abbiamo più il controllo del territorio, quindi c'è la necessità di misure urgenti e rigidissime. E rigidissime, cattive. La Meloni è stata brava a fare gli sforzi a livello diplomatico in Tunisia e nel Nord Africa. Sono arrivati 127.000 immigrati clandestini in 6 mesi. Quando c'era Matteo Salvini ne sono arrivati 11.000. Si diceva blocco navale. Il blocco navale è una delle ipotesi che mi aspetto che il Presidente del Consiglio prenda in considerazione. E dopo questo momento tutto è concesso. Sono le 19:38, è cominciata la fila per ricevere un pasto caldo. Abbiamo dormito in mare 4 giorni. Non è facile, sai. Abbiamo fame, abbiamo fame. Si prendono prima, non con Lampedusa invasa. Quello è il problema fondamentale, che loro non hanno colpe, ma nemmeno noi ne abbiamo. Si deve aiutare loro che vengono dalle guerre, vengono dalla fame, ma si deve aiutare noi perché noi stiamo perdendo tutti i turisti. E questo è il nostro mangiare, questo è il nostro vivere. Raccolgono il mangiare dai piatti dei turisti che hanno finito di mangiare. Non si può. Appena arrivata la barca carica di migranti dentro il porto di Lampedusa, sta per entrare e lì c'è una motovedetta della Guardia di Finanza già carica di persone. Intanto ci è appena arrivata questa notizia, questa notte un neonato è morto sulla barca durante la traversata. Noi siamo già al collasso. Parlare di fare un altro centro qui, di 1.000, 2.000, 3.000 posti, quello che è pura follia. Questa non è accoglienza. E semplicemente utilizzare un popolo di 6.000 persone violentandolo da 30 anni per fare soldi. I migranti sono nostri fratelli, va bene? Però qui non c'è un popolo di deficienti, di buoni, di pazienti, sì, di deficienti no. Queste donne sono davanti a questo mezzo della Croce Rossa e lo stanno bloccando. Stanno cercando di non farlo passare. Vogliono far diventare Lampedusa un carcere a cielo aperto. A questo diciamo stop. Cioè praticamente una tendopoli che ospiterebbe che circa 5.000 persone. Anche di più credo. Li devono portare altrove. Teoricamente quello che avete fatto stamattina è un reato. Mi perdoni, questo lei deve capire. No, io ho capito tutto! Allora... 24 ore al giorno per l'isola. Allora... Quindi per cortesia, altrimenti vengo... Il governo, se non è capace di prendere 2 navi, è da 9 mesi che il sindaco lo ripete, 2 navi al largo di Lampedusa in modo tale che arrivano, li imbarcano e partono! E non sono stati capaci! Un governo fallimentare! Sto camion, lo controllate. Sì, però già,
Mettetevi già. I camion praticamente vengono controllati ad uno per essere sicuri che non ci siano dentro le tensostrutture che serviranno per costruire il nuovo campo. Sono viveri, sono viveri. Il mezzo militare è rientrato in nave e quindi di fatto hanno impedito lo sbarco di alcune tensostrutture. Blocco navale subito, come fa l'Australia, punto, a capo. E perché non l'avete fatto? Lo facciamo, hai fretta, tra sei mesi lo facciamo. Beh, aspetta, siediti, aspetta. Lampedusa. Con Salvini l'immigrazione era zero, amico. E con Piantedosi no, però. Ma con ministro che avete nominato voi. Con Salvini era zero, era zero. Con Salvini zero sbarchi. Appunto, allora la cura Piantedosi non funziona. Bravo, allora mettiamo, mettiamo Salvini. Io sto in difficoltà, sto a casa mia. E mando la mamma e i bambini. E io sto a casa mia a lottare per la mia patria. Va bene, sono vent'anni che dite sì. Vent'anni che dite sì. Oggi governate. Non venga qua a insinuare cose. Lei è qua solamente per creare zizzania. Siete voi che li avete fatti entrare, stronzi. Però... Padre Pio ci vuole per fermare l'immigrazione. Padre Pio qua, ci vuole pure, però Salvini è un grande. Dai. Facevate gli splendidi, dicevate, fermeremo l'immigrazione. Io ho emigrato a 11 anni, sono calabrese e ne sono orgoglioso. E a 11 anni mi sono rimboccato le maniche, a 15 sono andato a lavorare. E cosa c'entra? Come cosa c'entra? Dobbiamo mantenerli noi quella gente qua. Suonate padroni a casa nostra e aiutiamoli a casa loro. Ora, Lampedusa è un colabrodo che governate voi. Come mai? Come si risolve questa cosa? Ma forse non ha seguito la politica degli ultimi... Dell'ultimo anno sì. Guardi, gli accordi con la Tunisia li ho seguiti, di Giorgia Meloni. Guardi, lei è venuto qua per provocare. Le garantisco che la lotta... all'immigrazione irregolare era, è e sarà la nostra priorità e la nostra ossessione. Dobbiamo respirare. Ci proviamo. Allora, vi voglio dire una cosa. No, non dipende solo da noi. Noi 30 anni che siamo violentati. Ci lavoriamo. Sono io responsabile di questo. Sono io responsabile e ci lavoriamo. Per questo venendo qua faremo di nuovo. Va bene. Facciateci respirare. Va bene. Sono in attesa di capire dove andranno. No, ancora non ho mangiato sei giorni. Per sei giorni non hai mangiato? Non ho mangiato. Quanti anni hai? Calage 15. Si è sentito male qualcuno? Il caldo, troppo caldo. Stanno litigando per un pacchettino di crackers. State giù, dovete stare giù e tranquilli. Stanno cercando di scavalcare la recinzione. Falli avanzare, cazzo! E vadevi dal nero! Forza! Ok! Forza che ci va! Avanti! Falli avanzare! Guarda! Oddio, si è sentita male, oddio! Si è svenuta proprio, ha sbattuto la testa! Un medico! L'hanno spinta e calpestata! Ho quattro figli, fatemi passare avanti, per favore. Stiamo da giorni senza dormire, senza mangiare. Sono venuta da sola qui con i miei figli. Mio marito è rimasto in Tunisia.
Mia figlia ha bisogno dell'ospedale. Come devo fare? Guarda queste foto, ti faccio vedere le botte che mi dava mio marito. Ci picchiava. Siamo scappati via da soli. Non ci posso più tornare da lui in Tunisia. Quando in un paese c'è un partito come la Lega, quando si ha un dirigente come Salvini, un leader come Salvini, si sa che è la scelta giusta, anzi è l'unica scelta possibile. Sappiate, amici italiani della Lega, che noi abbiamo bisogno di voi per fare trionfare la vera Europa e fare del nostro continente una terra su cui i nostri figli saranno felici di vivere. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva la Lega! Viva la Lega! Viva il capitano! Viva il capitano! Matteo Apontida e Giorgio Lampedusa sono la sintesi di un obiettivo comune, di un destino comune. Non riusciranno a dividerci. E se dovremo scegliere fra Macron e la Le Pen, non avremo nessun dubbio. Tutta la vita con Marine Le Pen. Io all'udienza nel Tribunale di Palermo del 6 ottobre, guardando in faccia Richard Gere che arriverà da Hollywood, porterò il sorriso del popolo italiano e del popolo di Pontida. Richard, bacioni! E se ti piacciono, apri le tue ville e portateli tutti a casa tua.